Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Ore 23 e 47 circa. È finita da non molto la partita della Roma. Roma eliminata. Mi dispiace molto perché ci ho sperato fino alla fine e la Roma le occasioni le ha avute. Ma purtroppo il calcio è spietato, come dice sempre Damon, cari amici miei, e quando tu ti mangi due barra anche tre gol davanti alla porta, soprattutto due in modo grossolano, come quelli che si è mangiato Dzeko, credo che sia abbastanza normale che poi arriva la punizione. In un modo o nell'altro arriva la punizione. E così è stato. La punizione è arrivata a 4 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. È un'uscita dalla Champions amara, molto amara. Queste sono uscite che purtroppo fanno male. Sto guardando le immagini in televisione di una Roma che comunque la sua partita l'ha fatta tutta fino in fondo ed è stata praticamente crocifissa per tre episodi. Tu non puoi a 7 metri dalla porta, anche se sei in diagonale, tirare una fucilata ai 100 metri e non prendere la porta. Me lo posso aspettare da un Sheik, quello sì. Me lo posso aspettare da un El Shaarawy, quello sì. Ma non me lo aspetto certo da uno come Dzeko, che non prende la porta da 7 metri. 7 metri, non sto parlando di 20, da 7 metri in diagonale. Dico, almeno prendi la porta. Te la para, pazienza. Colpisci un palo, pazienza. Ma almeno prendi la porta, nemmeno quello. E il secondo episodio è quello dove ha cercato di scavalcare il portiere che Pepe l'ha salvata a 1,5 metri dalla linea di porta. E sono due gol che purtroppo lasciano molto il segno e quando tu commetti sbagli di questo tipo è normale che poi la provvidenza ti punisce. E così è stato. Il rigore concesso al Porto è un rigore netto. Figlio di una sciocchezza del personaggio che avete visto in miniatura, che io ho sempre etichettato un buon giocatore e nulla più, e anche stasera una volta di più me l'ha dimostrato. Certe volte Florenzi commette delle sciocchezze che potrebbe evitare, e stasera ha fatto una sciocchezza che purtroppo penalizza la Roma. E forse anche di Francesco al di fuori dall'ordinario, anche perché vedendo le immagini non pare tramite le immagini che ho visto io che l'attaccante potesse arrivare su quel pallone. Quindi è un fallo doppiamente sciocco. Detto questo, come sapete, io per le italiane tifo sempre quando giocano in Europa. Però purtroppo quando si perde così mi dà fastidio, che si tratti di Juventus o meno, mi dà fastidio perché questo è un brutto modo di perdere. Eravamo arrivati a 4 minuti dai rigori, 4 minuti, non 40, 4 minuti dei calci di rigore. Dispiace perché dispiace, ma purtroppo il rigore è netto. Cacir ha arbitrato questa partita secondo me in modo impeccabile. E quindi niente da dire. Qualcuno ha vociferato che avrebbe potuto esserci un calcio di rigore da Zaniolo, cioè negli ultimi minuti c'era un rigore su Zaniolo. L'arbitro ha ascoltato soltanto il review, non è andato a vederlo al VAR. È un episodio che probabilmente a qualcuno farà discutere. Io personalmente, per quello che ho visto io, sinceramente non mi pareva un gran rigore, sinceramente. Però, poi, lasciamo interpretare questo a chi ne sa più di noi e quindi degli operatori del VAR. Io ripeto, mi dispiace molto perché credevo, ci ho creduto fino alla fine, perché ho detto ormai andiamo ai rigori, poi ai rigori, dopo i rigori interno all'otto, va bene così. Però perdere in questo modo a 4 minuti dalla fine su un calcio di rigore dopo che ti sei mangiato due sicuri barra tre gol, dispiace.
dispiace molto, ma purtroppo, ripeto, il calcio è cinico, il calcio è crudele, è amaro. La Roma ha, non posso dire, non mi sento di dire che la Roma ha meritato questa eliminazione, perché la Roma non l'ha meritata. Però ciò non toglie che la Roma perde per degli episodi, esce dalla Champions in modo amaro, ma per causa di episodi. Fondamentalmente gli episodi, ripeto, sono stati tre, i due gol mangiati da Dzeko e il rigore netto dato al Porto, quindi niente da dire. Ripeto ancora una volta, mi dispiace, ma il calcio purtroppo è quello. Ora si parlerà a partire da domani, perché la Roma praticamente è fuori da tutto, perché è fuori dallo scudetto, è fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions League. Mi auguro che riesca ad arrivare. Stanno facendo vedere adesso il fallo su Zaniolo. Ecco, dicono, come mi aspettavo giustamente, che non sono andati a vedere il fallo di Zaniolo al VAR, quando invece avrebbero dovuto andarlo a vedere. Io ripeto la mia, per quel poco che ho potuto vedere tramite le immagini, a me non sembra un gran calcio di rigore, però se andavano a vederlo al VAR. Ok, rivedere o no, la partita purtroppo è finita e adesso ci possiamo mangiare le unghie, le mani, le dita dei piedi, ci possiamo mangiare qualunque cosa, resta un fatto, la Roma è a casa e stavo facendo prima quel discorso perché volevo arrivare alla chiacchierata sul mister di Francesco, che non vedrà dei giorni particolarmente chiari, però io credo che se la società Roma, è una società importante, come credo, io penso che non punirà De Francesco con l'esonero, perché stasera Di Francesco non ha nessuna colpa, ma nessuna colpa. Di Francesco ha impostato una squadra praticamente perfetta, ha azzeccato tutti i cambi, i giocatori che ha sono quelli, non poteva far più di così, quindi io non punirei assolutamente Di Francesco con l'esonero, ma nel modo più assoluto, per quanto mi riguarda. Detto questo, in bocca al lupo per il prosieguo della stagione per la Roma. Ho molto l'amaro in bocca, ma purtroppo ha sentenziato questo il campo. Detto ciò, veniamo per un minuto a una cosa che invece mi fa molto piacere, non posso negarlo, mi fa piacere, non posso negarlo, mi fa piacere, non posso negarlo, mi fa piacere. L'uscita di Buffon, oh, il caro amico Buffon, oh, il quale molti di voi, io avevo sempre detto che il PSG era una buona squadra e che avrebbe potuto fare la strada lunga, ma molti di voi lo vedevano in finale Buffon. Gli interisti poi non ne parliamo, perché gli interisti erano quelli che dicevano: ma ti immagini te se Buffon va in finale incontra la Juventus e vince la Champions agli ultimi 5 minuti parando un rigore a Ronaldo? Adesso siamo sicuri che non c'è più il problema. Quindi Buffon va a casa, è andato. E noi ci siamo tolti un dente. Probabilmente, spero di no. Ma probabilmente usciremo anche noi, così il problema l'abbiamo risolto, 2 più 2 fa 4 e ci rivediamo l'anno prossimo. Due considerazioni da fare veloce su questa partita: il calcio è strano, ma il PSG ancora una volta sta dimostrando e ha dimostrato che in Europa è una squadretta. Tu puoi avere Mbappé quanto vuoi, ma quando non c'è la mentalità europea, come quello che vado dicendo da anni, te non vinci in Europa. Te puoi arrivare in finale 10 volte, ma le perderai tutte. È una questione mentale. Non potete dire che non hai giocatori il PSG, no? Ce li avrà. Buffon, Neymar, Mbappé, Di Maria. Cioè, non è che non hai giocatori il PSG. Eppure? Eppure l'amico Pogba li ha mandati a casina. Li ha mandati a casina. È curiosa. E due sono le considerazioni finali di questa partita, la stanno facendo vedere adesso, tra l'altro il PSG, volevo vederlo un attimo insieme a voi.
Ecco, Mbappé è un giocatore che vorrei alla Juve, quello sì, quello sì. Detto ciò, mentre guardo questo spezzone di partita, faccio due considerazioni. La prima è che quella che sembra che Buffon possa rinnovare per altre 2 stagioni. Ma Lukaku. Non so che cosa si aspetti Buffon dai prossimi suoi 2 anni, visto che ne ha quasi 40, 41, quanti ne ha, non so. Però ciò non toglie che sembra che ci sia questa notizia che circoli. Gol del PSG, ho visto. E la seconda considerazione invece è che lo voglio rivedere proprio adesso perché sembra che Buffon abbia fatto una discreta paperella. Vediamo, vediamo se la fanno vedere. Eh sì. Eh sì, un tiro da fuori che Buffon non riesce a trattenere. Questa è una papera del grande Gigi. È una papera del grande Gigi questa. Eh sì, non posso negare di sì. Beh, ragazzi, io non posso gol annullato a Di Maria. Era fuori gioco, giusto. E quindi, ragazzi, vi saluto io con questo video. Quello che dovevo vedere l'ho visto anche in diretta con voi, quindi meglio di così, se non si può. Il calcio è strano, il calcio è strano. Di sicuro siamo certi che la partita in finale Juventus-PSG non ci sarà, perché una delle due mancherà, sicuro. Una manca già, quindi il problema non si pone. Non mi dispiace per l'amico Buffon, non mi dispiace. Sono sincero, mi dispiace per l'uomo Buffon, per quel che ha dato alla Juventus, ma anche ieri, l'altro ieri è uscita un'altra intervista, potevo andare al Manchester City che mi ha cercato. Ma basta, queste cose da vecchi che ormai si parla di ricordi. Ma basta, Buffon, c'hai 41 anni, ritirati che il tuo tempo l'hai fatto. Basta così. Io comunque sono contento. Sono contento per il PSG fuori. Sinceramente non mi dispiace per niente. Non mi dispiace per niente. E sono contento invece per l'amico Pogba. Sicuro. Per il resto, peccato per la Roma. Il calcio così è sentenziato. Ci vediamo domani, perché domani dovrebbe esserci Jogling There, domani, se non erro, Jogling There. Ci sarà da divertirsi? Speriamo, speriamo. Ciao a tutti.